Allora, faccio un breve riepilogo di quello che ho detto ieri, intanto che la lavagna si asciuga. Allora, ieri abbiamo visto, dopo aver visto le serie geometriche, abbiamo visto delle serie di altro tipo. Abbiamo cominciato con l'analisi delle serie che hanno i termini tutti di segno costante, diciamo maggiore o uguale di zero. Bene. E queste serie sono un po' più semplici da studiare perché quando uno studia la somma, i risultati possibili sono solo due: o la serie converge o la serie non converge. Allora, il problema di determinare se una serie converge o meno è più semplice di quello di determinare la somma della serie. Nella serie geometrica si riusciva a fare anche la somma della serie. Per altre serie questo problema di calcolare la somma può essere molto complicato. Per la convergenza invece è un po' più semplice perché tutto dipende dal termine della serie. In particolare dipende dalla velocità con cui questo termine tende a zero. Abbiamo visto che se non tende a zero sicuramente la serie non converge, però se il termine tende a zero, questa è una condizione necessaria per la convergenza, non è sufficiente. Come si fa a trovare una condizione sufficiente? Bisogna individuare la velocità con cui il termine tende a zero. Altri criteri, il criterio più importante che abbiamo visto per determinare la convergenza è il criterio del confronto. Cioè, uno ha a disposizione un certo tipo di serie di cui sa il comportamento, abbiamo visto le serie armoniche generalizzate, e poi cerca di ricondurre altre serie a queste altre. Come? Attraverso appunto il confronto. Il confronto vuol dire, abbiamo visto ieri un esempio su come si determina la convergenza della serie 1 su n. Se voi volete dimostrare che 1 su n diverge a più infinito, per dimostrarlo costruite una serie che stia sotto, ovvero che a termine sia minore o uguale della serie 1 su n. Se quella serie che avete introdotto diverge, anche la serie che sta sopra deve divergere. Il confronto si può utilizzare anche per dimostrare la convergenza. Voi avete una serie a termini costanti, trovate una serie che maggiora tutti i termini della serie. Se questa nuova serie converge, allora anche la serie che sta sotto, cioè il minore uguale, deve per forza convergere. Allora, però appunto il problema del confronto è che non sempre è facile determinare questa serie ausiliaria che vi aiuta a determinare la convergenza della serie invece che vi viene data. Allora, quello che si può fare è raccogliere un po' di risultati per delle serie importanti e poi cercare di condurre appunto altre serie a queste che abbiamo già studiato. Allora, la serie che abbiamo determinato, diciamo, il comportamento in generale, è la serie armonica generalizzata, che posso scrivere in questo modo. Vi ricordo, per la convergenza non importa da dove partite, importa il comportamento asintotico del termine. Qui il termine è costruito così: n all'alfa, logaritmo di n alla beta. Si potrebbe complicare aggiungendo altri termini che regolano la velocità dell'infinitesimo. Il procedimento per determinare se converge o meno è simile a quello che abbiamo visto in questo caso, però la maggior parte delle serie che vedremo si riconducono a questa. Questa bisogna ricordarsi il risultato: questa converge se alfa è uguale, allora se alfa è maggiore di 1, indipendentemente da beta, oppure se alfa è uguale a 1 e beta è maggiore di 1. In tutti gli altri casi la serie non converge, anzi, siccome è la serie a termini positivi, converge a più infinito, non c'è l'indeterminazione. Come facciamo a ricondurre altre serie a questa? Allora, applichiamo quello che si chiama il criterio del confronto asintotico. Allora, il confronto asintotico che cosa dice? È sempre un confronto tra due serie, ma l'altra serie, la serie ausiliaria, come si costruisce? Prendendo il termine, semplificandolo come si faceva quando si calcolavano i limiti, togliendo tutte le cose che non sono importanti quando n tende a più infinito,
E se semplificate questo termine in modo da arrivare a un termine equivalente a questo, a quel punto sapete se la serie converge o meno, semplicemente ricordando questo risultato. Allora, il confronto asintotico cosa dice? Allora, appunto, abbiamo due serie a termini maggiori o uguali di zero. Diciamo che noi vogliamo studiare la serie n. E poi cosa facciamo? Invece di solo una disuguaglianza, imporre una disuguaglianza tra n e bn, si fa un limite del rapporto. Allora, facciamo il limite del rapporto a n diviso bn. Siccome diciamo che questo limite supponiamo che esista, e questo limite, essendo un rapporto di numeri, anzi, siccome dividiamo per bn, vediamo questo. Allora, facciamo il limite del rapporto. Questo rapporto, siccome sono tutti i numeri maggiori o uguali a 0, deve venire fuori un numero compreso tra 0 e più infinito, compreso, anche, finire anche più infinito. A seconda del valore di L, possiamo dedurre alcune proprietà delle serie A, N e Bn. Allora, per esempio, se mi viene che il limite vale 0, che cosa vuol dire? Vuol dire che AN tende a 0 più velocemente di BN. Quindi, siccome questo tende a 0 più velocemente di questo, cosa possiamo dire? Possiamo dire che se la serie BN converge, vuol dire che a maggior ragione anche la serie AN deve convergere, perché AN tende a 0 più velocemente di BN. Se tutto, per la convergenza tutto dipende dalla velocità con cui tende a 0, se la serie BN converge, anche la serie AN deve convergere. Quindi se L uguale a 0, e la serie BN converge, allora anche la serie AN converge se il limite fa 0. Se il limite viene più infinito, facciamo l'altro estremo, allora che cosa succede? Vuol dire che tra i due termini, mettiamo che entrambi tendano a 0, vuol dire che attendere a 0 più velocemente è questo. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che se abbiamo che bn diverge, allora anche la serie an deve divergere. Questo perché? Perché appunto, se questo limite viene più infinito, vuol dire che bn tende più velocemente a 0 di an, ma se la serie bn diverge, allora a maggior ragione anche la serie an, che tende a 0 più lentamente, deve per forza divergere. Queste implicazioni sono solo in questa direzione. Il caso più comodo è quando avete che il limite è un numero tra 0 ed L, che sono i casi che abbiamo visto ieri. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se il limite viene un numero compreso tra 0 ed L, tra 0 e più infinito, AN e BN tendono infinito alla stessa velocità. E in particolare questo vuol dire che AN è equivalente asintoticamente a L per BN. Perché questo? Perché abbiamo visto ieri la definizione che questa questo tilde vuol dire che il rapporto tra questo e questo deve fare 1. Siccome sappiamo che il rapporto tra questo e questo fa L, se dividete tutto per L otterrete esattamente 1. Comunque, l'equivalenza asintotica vi dice che cosa? Che la serie AN converge se e solo se la serie BN converge. Questa invece è un se solo se, quindi una completa equivalenza. Studiare la serie AN e studiare la serie BN è esattamente la stessa identica cosa. Tutti i casi che abbiamo visto ieri rientravano in questo terzo caso qui, però possono essere anche comodi questi altri due, che però vanno in un'unica direzione, quindi sono un po' meno comodi. Questo è appunto il criterio di confronto asintotico. Abbiamo fatto qualche esempio e adesso vediamo qualche altro criterio che può essere utile. Si chiamano tutti criteri perché non hanno un'applicazione
Cioè non basta un criterio solo per studiare una serie, perché quello è uno strumento, potrebbe essere che per quella serie quel criterio non vi dà nessuna risposta o non riuscite ad applicarlo. Quindi dobbiamo avere a disposizione più strumenti possibili per cercare di stabilire cosa succede alla serie. Non c'è un unico criterio che vi possa dare la risposta in tutti i casi. Questi altri criteri si chiamano criterio del rapporto. Vediamo. Criterio del rapporto è il criterio della radice, sono molto simili. Sono simili in questo senso, si tratta sempre di una specializzazione del criterio del confronto, solo che invece di appunto cercare di costruire la serie ausiliaria o con una semplificazione asintotica o inventandosela, qui il confronto avviene con la serie geometrica. Adesso dall'enunciato non comparirà nemmeno questa serie Vn, però se uno vedesse la dimostrazione di questi criteri, noi non la vedremo, vedete che la base del ragionamento sta a un confronto con la serie geometrica. Allora, il criterio del rapporto che cosa dice? Allora, chiede di calcolare il limite, questo vale sempre per serie a termini costanti, va bene? Quindi lo dico una volta per tutte, stiamo supponendo che i termini della serie sono tutti termini di segno costante. Se, come in questo caso, c'è un rapporto, dovete togliere lo zero, perché non potete fare divisioni per zero. Però la cosa importante è che siano di segno costante. Allora, anche qui si fa un limite. Si fa il limite per n che tende a più infinito di un rapporto, e si fa il rapporto tra un termine e il termine successivo, tra un termine e il termine precedente. Si chiama questo risultato L, e poi a seconda del valore di L si traggono le conclusioni. Allora, queste conclusioni sono le stesse che in questo caso, solo che qui il limite che si calcola è diverso. Qui il limite, diciamo, questo lo chiamiamo L1, qui il criterio della radice dice di calcolare il limite per n che tende a più infinito della radice ennesima di an. Bene? Anche questo lo chiamiamo. Quindi, o in questo caso, adesso a seconda della forma del termine, alle volte conviene fare rapporto, alle volte conviene fare la radice, poi vedremo il caso. Allora, a seconda del risultato che ottenete potete concludere. Adesso per il risultato userò solo il simbolo L, ma per L intenderò o L1 o L2 a seconda di quello che avete calcolato. Allora, siccome appunto uno deve ricordarsi che, anche se non vediamo la dimostrazione, che qui sotto c'è il confronto asintotico con la serie geometrica, quindi nella distinzione se la serie converge o meno bisogna ricordarsi quello che accade per la serie geometrica. La serie geometrica converge quando il parametro della serie è il modulo minore di 1, e qui c'è un risultato analogo. Quindi il primo caso è se L è minore di 1. Qui L è senz'altro, o L1 e L2 sono senz'altro numeri maggiori o uguali di 0, questo lo sappiamo già perché a n questi termini termini positivi. Quindi dire che il modulo è minore di 1 vuol dire che L è minore di 1. Se L è minore di 1, allora la serie AN converge. Se invece vi viene L maggiore di 1, L è maggiore di 1, allora la serie diverge, quindi uguale a più infinito. Se invece vi viene L uguale a 1, non potete dire nulla. Quindi il criterio del rapporto, la radice, non è che è sbagliato applicarlo in quel caso, ma semplicemente non vi dà nessuna informazione. Potrebbe essere che la serie converge, ma potrebbe essere anche che la serie non converge. Quindi se L è uguale a 1, non possiamo dire nulla. No, cambiare criteri. Cambiare criterio. Va bene? Ok? Quindi, adesso vediamo qualche applicazione. Quindi, se il criterio del confronto asintotico, vedete che per quel termine non viene bene, magari potete provare ad applicare il criterio del rapporto della radice. Purtroppo non c'è nessun metodo per distinguere in ogni caso quale criterio applicare, va bene? Quindi
bisogna avere un po', fare un po' di esercizi e sviluppare un po' di sensibilità per capire qual è quello che va bene. Allora, vediamo qualche esercizio col criterio del rapporto alla radice. Proviamo a vedere questo. N a 0 più infinito, 3 alla n diviso n fattoriale. Allora, anche in questo caso non si chiede, si chiede solo la convergenza, va bene? Non si chiede la somma della serie. Allora qui conviene applicare il criterio del rapporto. Beh, dunque, allora, se decidiamo di applicare uno di questi due criteri, a seconda della forma del termine, vediamo se è più facile calcolare quel limite se facciamo il rapporto alla radice ennesima. Tipicamente, se qui c'è tutta una potenza di n o qualcosa che ha a che fare con la potenza di n, conviene applicare il criterio della radice, perché così l'elevazione alla n la eliminate. Se invece, come in questo caso, spesso quando c'è il fattoriale, conviene applicare il criterio del rapporto, perché si può facilmente fare delle semplificazioni. Proviamo ad applicare il criterio del rapporto. Allora, questo qui è a n, quindi quando calcolo a n più 1 diviso a n, che cosa viene fuori? Allora, a n più 1 vorrebbe dire questo termine, questo qui è appunto a n, devo metterci l'indice n più 1, quindi viene 3n più 1 diviso n più 1 fattoriale. Poi dovrei fare rapporto con an. Allora, fare rapporto con an vuol dire moltiplicare per il reciproco di an, quindi moltiplico per n fattoriale diviso 3 alla n. Allora, adesso qui posso fare le semplificazioni, e questo n fattoriale qui va via con questo fattoriale qui, quindi otteniamo 3 su n più 1, facciamo il limite, solo a questo punto facciamo il limite per n che tende a infinito, qui il limite viene 0, il limite è minore di 1, minuto 0, minore di 1, benissimo, allora vuol dire che la serie converge, quindi vuol dire la serie converge. Ok? E come vedete, nell'applicazione del limite non viene fuori la serie ausiliaria, la serie bn non la vedete nemmeno, ma diciamo in questo rapporto è contenuto un ragionamento sulla serie geometrica. Adesso vediamo un altro esempio dove proviamo ad applicare il criterio della radice. Ecco, in realtà se qui avessi tentato di applicare il criterio della radice non è che non si poteva fare, però magari il 3 alla n elevato all'1 su n viene semplice, viene 3. La radice ennesima di n fattoriale magari è un po' più difficile da trattare, quindi conviene in questo caso fare il rapporto. Proviamo questo. Anche qui cerchiamo di capire se la serie converge o meno. Ecco, in realtà qui la serie converge anche senza applicare il criterio della radice o il criterio del rapporto. Perché? Perché in realtà questo lo sappiamo già che la serie converge. Qualcuno sa dirmi perché? Come mai sappiamo che questa serie converge? Anche senza applicare il criterio della radice, poi lo applichiamo. Beh, perché c'è n al quadrato, siccome anche a potenza. Beh, diciamo, questo non basta, diciamo, senz'altro n quadro è una misura del fatto che questo termine tende a zero velocemente, però appunto non possiamo ancora capire se la velocità è quella sufficiente per la convergenza oppure no. Se ci fosse un mezzo alla n, che cosa sarebbe questo? Ecco, questa sarebbe una serie geometrica. Questa qui in fondo
che parentela ha con la serie geometrica? Rispetto alla serie geometrica n che va da 0 più infinito di 1 su 2 alla n. L'esponente maggiore. Non solo, ecco, sì, l'esponente, qui l'esponente maggiore, quindi questo numero è più piccolo di ciascuno di questi, ma se, e quindi questo già basterebbe per dire che la serie converge per confronto, perché ciascuno di questi termini è maggiore di quest'altro. Ma addirittura se sviluppate quei termini, qui avete la somma di tutte le potenze di un mezzo, no? Qui invece è solo di alcune potenze di un mezzo, no? Qui ci sono le potenze di, c'è un mezzo, c'è un mezzo alla 1, alla 2, alla 3, alla 4, alla 5, eccetera, tutti quanti. Qui invece ci sono solo alcune potenze, solo quelle che hanno esponente un quadrato perfetto, quindi c'è 1, 4, 9. Quindi qui dentro ci sono alcuni numeri che stanno qui. Se qui, quando sommate, ce ne sono di più, ottenete che la serie converge, a maggior ragione, se ne sommate di meno, la serie deve convergere per forza. Quindi potete applicare il criterio di confronto in vari modi, o confrontando termine a termine, oppure osservando che qui dentro ci sono, vengono sommati termini che sono contenuti qui dentro e alcuni invece non ce ne sono, non sono nemmeno presenti, quindi vengono sommate delle cose, qui vengono sommate più cose e converge, quindi sommate di meno, a maggior ragione deve convergere. Adesso proviamo a vederlo anche col criterio della radice. Allora, con il criterio della radice uno prende 1 su 2n quadro, prova a elevare alla 1 su n. Allora, per la proprietà degli esponenti, qui viene 1 su 2 alla n, perché viene elevato n quadro alla 1 su n, quindi si semplifica, faccio il limite, questo viene 0, e quindi che è minore di 1, quindi la serie converge. Quindi, quando dovete studiare la convergenza di una serie, non è detto, appunto, non avete un metodo chiaro su quale criterio applicare. E in generale può anche accadere che per una stessa serie siano applicabili più criteri, bene? Per determinare se la serie converge. Non è che uno è più giusto degli altri. Sono tutti strumenti che permettono di arrivare alla risposta. In questo caso addirittura, appunto, sia con il criterio della radice, provate per esercizio a fare anche il criterio del rapporto. Anche in quel caso vi verrà verificata la proprietà che il limite del rapporto vi verrà più piccolo di 1 e quindi la serie converge. Ecco, facciamo vedere un caso in cui la serie, cioè il criterio, né il criterio della radice né del rapporto danno una risposta soddisfacente. Allora, per esempio, abbiamo visto ieri che 1 su n, la serie 1 su n, la serie armonica, questa non converge, e invece la serie armonica con i termini al quadrato, questa invece converge, e vabbè, ricordiamoci, ma insomma non è ancora ricordarselo, però questo è un risultato abbastanza famoso di Eulero, che ha dimostrato questa cosa. E comunque, appunto, abbiamo dimostrato che la serie converge e questa invece non converge. Proviamo a vedere se uno di questi due nuovi criteri, cioè la radice e il rapporto, riescono a distinguere queste due situazioni. Allora, proviamo a applicare per esempio il criterio del rapporto in questo caso. Allora, io dovrei fare, questo è AN, devo scrivere AN più 1, AN più 1 è 1 su N più 1. Poi devo moltiplicare per 1 su AN, quindi per N. Quindi ottengo N su N più 1, faccio il limite, ottengo 1. Quindi il criterio della radice, anzi il criterio del rapporto, in questo caso non dice nulla. Perché non dice nulla? Perché se proviamo a fare anche la stessa operazione per quest'altra, dove invece la serie converge, che cosa succede? Se provo a fare anche questa operazione in questo caso, avrei 1 su n più 1 al quadrato per n quadro. Faccio il limite, anche in questo caso ottengo 1. Quindi, come vedete, questa è una riprova del fatto che nel caso uguale a 1 il criterio non riesce a dare una risposta. Perché non riesce a dare una risposta? Perché in questi due casi dove il comportamento è diverso dà lo stesso identico risultato, il limite. Come fate a distinguere tra questo 1 e quest'altro 1? Sempre 1 viene, non riesco, calcolando quel limite, a distinguere quando converge o non converge. Quindi quando il limite viene 1,
Niente, il criterio non dà alcuna risposta, non è abbastanza potente per riuscire a darvi la risposta. Quindi in questi due casi qui il criterio del rapporto della radice lo potete provare ad applicare, ma senza successo. Proviamo anche questo. Adesso abbiamo visto le cose un po' separatamente, cioè adesso proviamo a vedere un esercizio dove varie cose che abbiamo detto vengono applicate. Allora, q alla n più 5 alla n, n cubo meno coseno di n, e n va da 1 a più infinito. Allora, anche qui si tratta di applicare il criterio, scusate, di determinare la convergenza. Adesso qui uno può anche tentare di applicare il rapporto alla radice direttamente, lo può fare, magari verranno un po' più di calcoli, però il risultato si riesce ad ottenere. Però forse prima di applicare questi criteri gli conviene applicare il criterio del confronto asintotico. Quindi tutti questi criteri si possono anche combinare tra di loro e a seconda di come le combinate vengono più o meno conti. Allora, quindi invece di applicarlo direttamente nel rapporto, perché se proviamo a fare il rapporto, per esempio, avremo dei termini complicati, perché qui non potremo fare delle semplificazioni come prima, perché qui c'è una somma di potenze. Quando avete una potenza sola e fate il criterio del rapporto, potete fare le semplificazioni, ma in questo caso no. Allora, che cosa potete fare? Potete prima semplificare un po' il termine facendo il confronto asintotico. Allora, il confronto asintotico che cosa vi dice? Siccome la serie ha termini positivi, perché ha termini positivi, questo è positivo, qui avete n al cubo meno coseno di n. Allora, il coseno di n è abbastanza difficile da descrivere, perché non, è una cosa che cambia segno in maniera molto irregolare, va bene? Ma una cosa è certa, il coseno di n è un numero compreso tra meno 1 e 1, e quindi quando prendete n cubo e togliete una quantità compresa tra meno 1 e 1, e per n uguale a 1 non fa 0, cosa ottenete? Che questo termine è sempre positivo, perché nel cubo da 1, da per n maggiore di 1 è sempre maggiore di 1, quindi supererà senz'altro questo termine, quindi la serie ha termini positivi. Come la serie di termini positivi posso cercare di semplificarla. Allora, che come avviene qui la semplificazione? Allora, qui ho due potenze, tra 2 alla n e 5 alla n scelgo 5 alla n. Sotto invece ho una cosa che tende a più infinito, una cosa invece limitata, per cosa che abbiamo detto ad analisi 1, quando faccio un limite qui posso privilegiare n al cubo e quindi prendo n al cubo. Ok? Qui sono sottintesi dei passaggi che facevamo analisi 1, cioè raccogliere n al cubo, raccogliere 5 alla n, e quello è il fattore che rimane, è una cosa che tende a 1. Bene, invece di stare a riscrivere ogni volta tutto questo procedimento, lo sintetizziamo mettendo la tilde, però è chiaro che la tilde, siccome sottintende dei passaggi, è pericolosa se la usate male, perché non vedete tutto quello che state facendo. Comunque, allora, in questo caso abbiamo scelto le cose giuste, e quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che questa serie qua che stai studiando è equivalente a questa. Questa non rientra nella serie armonica generalizzata, ma non fa niente, il criterio si può ancora applicare. Qual è il problema? Devo solo adesso studiare questa serie qui. Questa serie qui è un po' più semplice di questa. Il criterio del confronto asintotico mi garantisce che studiare questo, studiare quest'altro è la stessa cosa. Quindi cerchiamo adesso di determinare questa serie qui se converge o meno. E per questa serie qui è conveniente poter applicare o il criterio della radice e il criterio del rapporto. Quindi in questo esercizio ci sono due passaggi. Il primo passaggio è confronto asintotico, dove semplificate il termine e riconducete lo studio di questa serie, la convergenza di questa serie a quest'altra. Poi adesso dovete rispondere alla convergenza di questa serie, e poi per questa serie qui potete applicare per esempio il criterio del rapporto. Facciamolo qua. Quindi secondo passaggio, criterio rapporto. Allora, sono passaggi simili a quelli che abbiamo visto prima. Abbiamo 5 alla n più 1 diviso n più 1
al cubo per il reciproco, quindi n al cubo su 5 alla n. Facciamo il rapporto. Allora, che cosa abbiamo? Qui viene un 5 e quando sì, facciamo il limite direttamente, qui otteniamo 5. Quindi in questo rapporto abbiamo un rapporto di due polinomi di terzo grado con coefficienti di n al cubo uguale a 1 e quindi al limite questo rapporto farà 1. Quindi quello che otteniamo è che al limite tutto questo fa 5. 5 è maggiore di 1. Quindi il criterio del rapporto mi dice che questa serie qui non converge, questa serie qui non converge. Per il criterio del confronto asintotico vuol dire che quindi neanche questa serie converge. Quindi possiamo concludere che questa serie qui non converge. Quindi questa, anzi, siccome è una serie a termini positivi, possiamo anche scrivere che tende a più infinito. Va bene? Quindi le cose si possono anche combinare. Prima si può un po' semplificare, poi quando avete la serie semplificata, o è una serie armonica generalizzata di cui sapete già distinguere quando converge o meno, oppure studiate questa serie con uno di questi criteri. Bene? Sì, un'osservazione. Se qui applicate il criterio, diciamo due prima, se qui applicate il criterio della radice, vediamo che tipo di complicazioni ci sono. Prendete n fatte la radice ennesima di an, in questo caso n è questo. Quando fate la radice ennesima, allora dovete fare 5 alla n diviso n al cubo elevato alla 1 su n, quindi qui sopra vi viene 5, qui sotto vi viene la radice ennesima elevata al cubo, va bene? Se volete sarebbe n alla 1 su n moltiplicato per 3. La cosa importante è ricordarsi quanto fa questo limite qui, che è una cosa di analisi 1, questo limite qui per n che tende a più infinito tende a 1, bene? Quindi anche se applicate il criterio alla radice, che cosa ottenete? Quando fate la radice ennesima, quando fate il limite, questo tende a 5 perché è 5, questo invece tende a 1, e quindi ottenete ancora 5 che è maggiore di 1 e quindi la serie non converge. Va bene? Allora, quindi questo sono altri due criteri per le serie a termini positivi. Adesso proviamo a vedere qualche esempio di serie dove i termini non sono tutti dello stesso segno. Quindi, così come vi ho raccontato queste cose, non è applicabile nessun criterio a questa serie. Perché? Perché questo termine qui è di segno positivo, seno di n dipende da n, va bene? E questa cosa qui, anche se non oscilla regolarmente, cioè non è che appunto oscilla tra più e meno 1 con regolarità, ci sono un po' di termini positivi, poi cambia segno, poi cambia segno di nuovo, però il numero di più e di meno cambia a seconda del valore di n. Quindi questa serie qui non è a termini di segno costante. Allora, che criteri abbiamo in questo caso? Come possiamo fare? Allora, quando i termini della serie non sono di segno costante, ci sono dei criteri speciali che permettono di dare una risposta. Allora, il primo criterio è il criterio della convergenza assoluta. Allora, che cosa vuol dire? Allora, voi avete una serie a n e volete studiare questa serie qui. Allora, invece di studiare questa, che magari ha i segni che cambiano, studiate quella dei valori assoluti, cioè costringete i termini ad avere segno costante. Allora, questa serie è diversa dalla serie AN, va bene? Perché qui i termini sono costretti a essere di segno costante. Però per questa qualcosa potete dire. A questa serie potete applicare tutti i criteri che abbiamo visto prima. Allora, supponiamo che in qualche modo stabilite che questa serie converge. Allora, se la serie dei valori assoluti converge, allora questo teorema, questo criterio dice che anche la serie, invece quella senza i valori assoluti, anche questa deve convergere. Allora, anche qui non faccio la dimostrazione, però il ragionamento
motivo qual è? Quando sommate tutte quantità maggiori di 0, quando fate la somma, questo va in un'unica direzione, va bene? Va verso più infinito. Adesso a seconda dei termini a n lo raggiungerà quando fate il limite oppure no. Quando invece sommate cose di segno diverso, allora la situazione per la convergenza, anche se è più difficile da studiare, è più facile in realtà che sia convergente. Perché? Perché quando sommate, siccome sommate un po' di cose positive, un po' di cose negative, è possibile che nelle somme parziali queste somme si compensino e i termini, le somme parziali della serie rimangano lontane da più infinito, va bene? E se poi i termini convergono a zero, c'è anche la speranza che questa serie converga. Insomma, questo rappresenta un po' il peggiore dei casi possibili. Se tutti i termini sono allineati, tutti nella stessa direzione, e la serie converge, quindi in qualche modo questo rappresenta il peggiore dei casi possibili, cioè se in questa situazione converge, anche se togliete il valore assoluto e quindi avete la libertà di movimento di andare sia avanti che indietro nelle somme parziali, a maggior ragione questa serie deve convergere. Questa spiegazione è ovviamente insufficiente perché bisognerebbe vedere la dimostrazione, però vi dà almeno un'idea di come potete ricordarlo. Questo è il peggiore caso possibile, tutti i numeri allineati in una direzione. Se volete costringere una cosa a non convergere, la cosa migliore è metterli tutti nella stessa direzione e sperare di raggiungere più infinito. Se invece date la libertà ai termini di avere il segno qualunque, allora può darsi che questa roba qui è più facile che questa roba qui converga. Allora, vediamo in questo caso. Allora, quindi, come ci si comporta in questo caso? Una volta che uno ha visto che la serie non è a termini di segno costante, quindi questo è il criterio, criteri per serie a segno non costante, ce ne sono due. C'è questo, della convergenza assoluta, e in questo caso è applicabile, è sempre applicabile, bisogna vedere se funziona. Allora, proviamo a vedere in questo caso. Allora, cosa succede se io prendo i valori assoluti? Allora, cambio serie e invece di studiare questa serie qui, studio la serie del valore assoluto. Il valore assoluto adesso lo scrivo solo, il valore assoluto lo metto solo al termine seno di n. Perché? Perché se prendo il valore assoluto di tutto, siccome ho già detto che questo è positivo, il segno dipende solo da questo, quindi quando faccio il valore assoluto di questo, in realtà sto facendo solo il valore assoluto di questo termine, questo è già positivo, va bene? Quindi dovrei studiare il termine di questa serie qua. Allora, questa serie qui ha segno costante, quindi è maggiore o uguale di 0. A questa serie qui potrei applicare il criterio del confronto asintotico. C'è ancora una piccola complicazione. Qual è questa piccola complicazione? Che il termine seno di n, quando dovrei applicare il criterio del confronto asintotico, il termine seno di n non ha limite, no? Quando fate il confronto asintotico sostituite con delle cose che hanno lo stesso comportamento e questo termine qui, in realtà non avendo limite, viene scomodo quando applicate il criterio del confronto asintotico. Allora, cosa si può fare? Si fa prima un confronto puro. Allora, come si fa il confronto puro? Questa roba qua ti dà fastidio? Perché non ha limite? Beh, però comunque questa roba qui è minore o uguale di 1, quindi questo numero qua è minore o uguale di 1, quindi al posto di questo ci metto questo, cambio ancora la serie, va bene? E qui sotto ci metto il resto. Allora, sto facendo tutta una serie di cambiamenti che mi permette di togliere alcune difficoltà, va bene? Sto cambiando un po' le carte in tavola, però poi cosa posso dire? Se riesco a dimostrare che questo converge, per il confronto puro anche questa serie deve convergere, e poi per concludere che anche questa serie converge, applico il criterio della convergenza assoluta, perché se converge questo, a maggior ragione deve convergere questo. Quindi, nel tentativo di mettere in fila tutti questi criteri, uno cambia un po' la serie togliendo alcune difficoltà, e poi, diciamo, una volta che ha cercato di toglierle, prova a vedere, a dimostrare se questo converge. Allora, questo qui rientra nei casi che abbiamo visto prima. Quindi per questo possiamo adesso applicare il criterio del confronto asintotico, e lo facciamo alla maniera come abbiamo visto ieri. Allora, dobbiamo tentare di ricondurci a qualcosa del tipo 1 su una potenza di n e una potenza del logaritmo di n.
Allora, questo n c'è già, quindi quello non lo tocchiamo. L'unico da un po' lavorarci un po' sopra è 1 più n alla n. N alla n tende a infinito, e quindi togliamo questo 1, quindi il primo passaggio è, se volete, n log di n alla n. Poi scarichiamo l'esponente fuori, n quadro log n. Bene? Allora, adesso questa qui è proprio una serie armonica generalizzata con alfa uguale a 2 e beta uguale a 1. Allora, per quello che abbiamo visto per la serie armonica generalizzata, siccome alfa è maggiore di 1, questa serie converge, questa converge. Tutto il ragionamento che abbiamo fatto prima, adesso vediamo un po' se scatta la convergenza anche di questa serie. Adesso si mettono un po' in fila tutte le cose che abbiamo detto. Visto che siamo riusciti a stabilire che questa serie converge, come concludiamo? Allora, questa serie converge, per confronto deve convergere anche questa, no? E allora questa qui è il valore assoluto di tutti questi termini? Benissimo, allora questo teorema qui, il criterio della convergenza assoluta, mi dice che se converge questa deve convergere anche questa. Quindi abbiamo applicato in questo caso il confronto asintotico per dimostrare che questa converge, poi il confronto puro e poi immediatamente dopo il criterio della convergenza assoluta. Bene? Quindi anche questa converge. Bene? Allora, può essere un po' complicato vedere un po' gli esempi, però diciamo ci sono alcune cose che sono anche un po' forzate, cioè quando avete una serie a termini di segno non costante, siccome io vi racconterò due criteri, uno di quei due criteri è applicabile. Bene. Uno è questo. Bene, quindi prima si fa il valore assoluto e si cerca di studiare se la serie a termini costanti e ci si riconduce a tutto quello che ho detto fino a questo momento. Qual è l'altro criterio? L'altro criterio è il criterio di Leibniz. Allora, cosa dice il criterio di Leibniz? Allora, ha sempre a che fare con serie a termini non costanti, però di una forma particolare. Allora, come deve essere, come devono essere questi termini? Allora, vogliamo dimostrare che questa serie qui, meno 1 la n a n, allora la serie deve apparire in questo modo, ci deve essere questo termine qui che deve essere maggiore o uguale di 0, e poi questo termine qui che invece decide il segno del termine complessivo. Bene? Quindi bisogna individuare, per esempio, questa qui non rientra in questo termine, in questa categoria qui, perché quello che decide il segno è seno di n, ma seno di n non oscilla esattamente più, meno, più, meno, più, meno. Quindi in questo caso qui, questo criterio qui non è applicabile. Bisogna che davanti al termine maggiore o uguale a 0 ci sia una cosa che decida il segno esattamente con questa cadenza, più, meno, più, meno. Qui i termini possono iniziare e finire dove volete, va bene? No, finire a più infinito, iniziare dove volete, non è importante. C'è un'altra ipotesi che ci vuole su n. A n non deve essere solo maggiore o uguale a 0, ma deve tendere a 0 per avere la convergenza, ma deve tenderci anche in una maniera particolare, deve tendere in maniera decrescente, cioè a n deve tendere a 0 in maniera decrescente. Questo simbolo, questa freccia verso il basso, vuol dire che n deve tendere a 0 in maniera decrescente, non arrivarci oscillando, va bene? Allora, se valgono queste ipotesi, allora questa serie qui converge. Quindi per le serie a termini non costanti, una delle due possibilità: se si nota un segno di questo tipo, probabilmente si può cercare di applicare Leibniz, altrimenti si prova con il criterio della convergenza assoluta. Quindi il fatto che io vi dica solo due criteri semplifica un po' le cose, perché uno di questi due vanno applicati. Va bene, in realtà ce ne sono tanti altri, ma facciamo solo questi. Allora, questo ve l'ho un po' spiegato perché. Voglio dare anche un'occhiata a questo termine qua. Prendiamo una serie particolare che funziona un po' come prototipo di questo tipo di serie. Allora, la serie è
simile alla serie armonica. No, mettiamo prima in allora questa serie qui, confrontatela con la serie armonica. La serie armonica invece tutti i termini dello stesso segno. Abbiamo visto che quando mettete in fila tutti questi termini e li sommate, questa roba qui tende a più infinito. Notate che se provate con la calcolatrice o con un calcolatore o insomma con un computer a distinguere se questa serie converge o meno, uno cosa potrebbe fare? Potrebbe dire, beh, faccio una somma da 1 a 1 miliardo, se il numero che ho ottenuto è grande vuol dire che la serie diverge. Beh, insomma, questa cosa qui, soprattutto in questo caso, non va molto bene, perché questa è una serie che diverge a più infinito in maniera veramente molto molto lenta. Quindi anche se voi ci mettete 1 miliardo di termini, magari, non so, adesso magari non avete superato il 10, va bene? Quindi è una serie che diverge a più infinito molto lentamente. Per quelli che faranno informatica, quando faranno algoritmi sistemi, rivedranno questa serie, perché è una serie che si ritrova per esempio quando si analizza, non so, algoritmi per l'ordinamento di tabelle. Allora, quindi questa è la serie armonica, questa diverge lentamente, va bene? E diciamo che diverge esattamente come il logaritmo di n tende a più infinito, insomma, con quel tipo di divergenza lì. Questa altra serie qui invece è diversa da questa, perché qui i termini non sono tutti messi uno dietro l'altro, ma sono oscillanti, quindi vediamo un po' cosa può accadere se proviamo a tenere una traccia dei termini della somma parziale. Allora, il primo termine qui è, mettiamo n uguale a 1, per n uguale a 1 qui ottenete meno 1. Poi quando mettete n uguale a 2, quando mettete qui n uguale a 2, tenete più un mezzo. Quindi quello che succede è che vi muovete, no? Se da meno 1 dovevo aggiungere un mezzo, vi muovete in questa direzione qui, adesso il passo lo faccio grande, devo muovere di un mezzo, quindi arrivo a meno un mezzo. Quando mettete n uguale a 3, che cosa tenete? Tenete meno un terzo. Allora, quando fate meno un terzo, che cosa vuol dire? Vuol dire che arrivati qui con la somma parziale devo aggiungere meno un terzo, quindi tornate indietro. E quando tornate indietro non superate il meno 1. Perché? Perché qui il termine della serie, qui diciamo se lo scrivo un po' meglio, questo sarebbe per 1 su n, vedete? Ha questa forma qua, meno 1 alla n, e poi c'è questo termine che non solo tende a 0, ma tende a 0 in maniera decrescente. Questo fatto che questo termine deve tendere in maniera decrescente, lo vedete qui, quando voi aggiungete, in questo caso togliete un termine, siccome tende a 0 in maniera decrescente, anche se togliete, non superate questo termine, ma rientrate sempre in questo intervallo. Allora voi qui vi spostate di un terzo e dovreste fare meno un mezzo più un terzo, che non so assolutamente quanto faccio, quindi lo scrivo così, va bene? Meno un mezzo più un terzo, questa è la somma parziale. Quando voi mettete n uguale a 4 qui dentro, con la somma parziale siete arrivati qua, la somma parziale vuol dire ho sommato i primi tre termini. Quando faccio n uguale a 4, quindi devo fare più un quarto, quindi da qui mi devo muovere ancora in questa direzione, devo aggiungere un quarto, e quindi qui otterrei meno un mezzo più un terzo meno un quarto. Va bene? Non è importante quanto faccia questo numero, bisogna cercare un po' di dare un'interpretazione a questo tipo di spostamento. Ovviamente questo, quando fate la somma parziale per cercare di capire cosa succede alla serie, i passaggi che ottenete continuano in questo modo. Allora, che cosa accadrà? Accadrà che ogni volta la somma parziale va avanti e indietro. Siccome questo è regolato da questo segno qua. Poi, perché questa roba convergerà? Perché quando voi aggiungete, togliete termini, aggiungete sempre quantità più piccole in maniera decrescente. Quindi questo algoritmo che continua in questa direzione comincia a oscillare attorno a qualcosa. Questo qualcosa è il limite di questa somma qua. E questo qualcosa, in questo caso, poi lo dimostreremo, è uguale a meno logaritmo di 2. Bene?
poi vedremo come si fa a calcolarlo. Però diciamo questa oscillazione prosegue, rimane limitata e più si aggiungono termini, più la distanza tra due termini consecutivi diventa piccola, e quando mandate n infinito questa oscillazione si concentra attorno a un punto. Quello è il limite della somma, e questo vi dimostra il fatto che questa serie deve convergere a qualcosa. Quindi questa serie converge, e converge a meno logaritmo di 2. Sulle dispense troverete spesso questa espressione qua, meno 1 alla n più 1 diviso n, n che va da 1 più infinito, questo tende al logaritmo di 2. Esattamente, ho semplicemente preso il meno e l'ho spostato dall'altra parte. Quando l'ho spostato dall'altra parte, moltiplicate n meno 1 alla n per meno 1 e quindi ottenete meno 1 alla n. Quindi così, ecco, se scrivo un po' i termini in questo modo avrei 1 meno un mezzo più un terzo meno un quarto più un quinto meno un sesto, eccetera. Questo tende al logaritmo di 2. Ecco, per darvi un'idea di perché diciamo le serie con i termini diciamo non costanti sono un po' più complicate da studiare, vi faccio vedere questo esempio. Allora, qui sommate questi termini, va bene? Quando sommavamo termini in segno costante, non l'ho mai detto, ma con i termini in segno costante non è importante l'ordine col quale mettete i termini, cioè se dovete sommare le potenze di 2 potete anche sommare prima un quarto, poi un mezzo, poi metterci un sedicesimo, poi un trentaduesimo, eccetera. Uno dirà, beh, niente di nuovo, in fondo la somma ha la proprietà commutativa, quindi no. Perché l'ordine dovrebbe influenzare la somma della serie? Ecco, in realtà in questo caso, quando i termini non sono di segno costante, se cambiate l'ordine degli stessi identici termini, il limite può cambiare. Allora, per esempio, qui cosa stiamo sommando? Stiamo sommando tutti i reciproci, positivi se il denominatore è dispari, negativi se il denominatore è pari. Se sommo con questo altro ordine, facendo 1 più un terzo, meno un mezzo, poi metto più un quinto, più un settimo, poi tolgo meno un quarto, poi continuo mettendo più un nono, più un undicesimo e poi tolgo un sesto. Allora, che cosa sto facendo? Allora, sto sommando esattamente gli stessi termini, va bene? Solo che adesso prendo prima due positivi e poi tolgo un negativo. Due positivi e un negativo. Attenzione, i numeri sono esattamente gli stessi, ho solo cambiato l'ordine, va bene? E questo ordine, diciamo, è cambiato su tutta la successione della serie 1, meno 1 alla n più 1 su n. Sono esattamente gli stessi termini. Se fate questo limite, non viene più logaritmo di 2, viene 3 mezzi logaritmo di 2. Quindi, con le somme infinite, va bene? Le somme infinite, se i termini non sono in segno costante, non vale la proprietà commutativa. Cambiando l'ordine delle cose, il limite può cambiare, va bene? Noi non vedremo mai, diciamo, questo tipo di problema, però questo problema c'è, va bene? Se cambiate l'ordine le cose cambiano. E anzi, c'è un teorema che dice che esiste un riordinamento di questi termini in maniera tale che il limite faccia il numero che vi piace più a voi. Volete farlo tendere a pi greco? Si può fare. Prendete i termini, li mettete in un ordine particolare e otterrete il limite pi greco, va bene? Quindi l'ordine in questo caso è importante, quindi quando date la serie l'ordine è stabilito, se cambiate l'ordine in questo caso può darsi che la serie venga un numero diverso. Proviamo ad esempio in questo caso qua. Allora,
studiare questa. Dunque, prima ho scritto Leibniz, ma mi sa che ho scritto, mi sono dimenticato una lettera. C'è anche una T, questo lo chiedo all'esame, sarò molto di prima non so se ho scritto la T. Allora, adesso proviamo a fare questa. Allora, dunque, qui sono radice di pi greco, mi sa che c'è radice di n. Allora, prima cosa, quando guardate una serie, cercate di classificarla se ha segno costante o non ha segno costante. Stiamo facendo un po' di esempi con segno non costante, quindi in effetti questa non ha segno costante. Perché? Perché tutti questi termini qui sono positivi, questo invece è un termine che cambia segno. Guardate con attenzione se questo come cambia questo segno. Nel caso di seno di n, non c'è seno di n non è uguale a meno 1 alla n, né c'è una formula regolare per esprimere il segno. Ma in questo caso invece qui non abbiamo coseno di n, abbiamo coseno di n pi greco, che è diverso. Allora, coseno di n pi greco è una maniera complicata per scrivere che cosa? Per scrivere meno 1 alla n. Provate a vederlo. Per i multipli di pi greco il coseno appunto vale più o meno 1 e la formula è esattamente questa. Per n uguale a 1 vale meno 1, per n uguale a 2 vale 1, eccetera. Quindi questa cosa scritta qui è una maniera per complicarvi la vita e dire no, io avrei voluto scrivere meno 1 alla n, ma come sono molto cattivo ti scrivo coseno n pi greco. Una volta che uno l'ha visto non si farà più ingannare da questo sporco trucchetto. Allora, bene, allora è una serie a termini non costanti. Ho due possibilità: potrei fare con la convergenza assoluta o il criterio di Leibniz. Adesso cerco di applicarli tutte e due per farvi vedere che cosa può venire fuori. Se cerco di dimostrare che questa serie converge con, se converge o meno, non lo so, con il criterio della convergenza assoluta, che cosa dovrei fare? Dovrei abbandonare questa serie e studiare quest'altra, la serie che ottengo prendendo il valore assoluto di questo. Quando faccio il valore assoluto di meno 1 alla n con solo radice di n più n log n, che cosa accade? Allora, il valore assoluto di questo in realtà vuol dire fai il valore assoluto di questo termine. Il valore assoluto di meno 1 alla n è 1. Quindi questo mi viene 1 su radice di n più n log n. Questa è una serie a termini positivi. Benissimo, allora posso applicarci tutti i criteri che abbiamo visto: confronto asintotico, radice, rapporto. Quale faccio? Beh, comincio col confronto asintotico, se vedo che va male provo qualcos'altro, ma in questo caso qui, diciamo, l'idea deve essere sempre quella di valutare con che velocità tende a zero. Qui ci sono due termini, radice di n e n log n. Qual è quello che tira di più? È n log n, perché radice di n è n all'un mezzo, qui abbiamo n alla 1 moltiplicato pure per logaritmo di n. Quindi questo è più veloce di questo, quindi questo va come questo termine qua. Bene, allora cerco di applicare quello che so su, questa è una serie armonica generalizzata, alfa uguale a 1, beta uguale a 1. Questo vuol dire che la serie non converge, questa roba qua diverge, non converge. Quando arrivo in questa situazione ho dimostrato che questo non converge, ma il criterio della convergenza assoluta l'ho cancellato, cosa dice? Dice se questo converge allora anche questo converge, ma non dice niente se questo diverge deve divergere anche questo, questo non lo dice il criterio. Quindi se voi provate a applicare il criterio della convergenza assoluta e vi viene che la serie diverge, basta, il criterio della convergenza assoluta non mi aiuta a determinare cosa succede a questa serie, perché purtroppo questa serie qui diverge, va bene? Quindi anche questo è un esempio di applicazione corretta del criterio, però il criterio non è che vi dà sempre una via d'uscita, alle volte vi dice non lo so, non so fare, per quanto mi riguarda non so dirti cosa succede.
Quindi, siccome in questa casa la serie diverge, niente, il criterio di convergenza assoluta in questo caso non ci aiuta. Ne rimane un altro, e si spera che quello funzioni. E siccome gli esercizi li preparo io, se non lo sbaglio, va bene, stai certo che sarà quell'altro criterio a darti la risposta. Allora, riguardiamolo un attimo, ma c'è meno 1 alla n, quindi questo mi ricorda un po' Leibniz. Allora, che cosa devo verificare per Leibniz? Non solo devo verificare che c'è meno 1 alla n, ma devo prendere questo termine. Allora, qui c'è meno 1 alla n, che è la cosa che decide il segno, va bene? La parte, diciamo, che non decide il segno è questa qua, quindi quello che ho scritto meno 1 alla n per an, il termine an, che deve essere maggiore o uguale a 0, è questo, va bene? Nella serie di Leibniz, quella, diciamo, la scrittura meno 1 alla n per an è solo una maniera per distinguere la parte che decide il segno dalla parte invece che contiene il valore numerico maggiore o uguale a 0. Bene. Quindi, questa è la parte che decide il segno, questa invece è maggiore o uguale a 0. La parte maggiore o uguale a 0 converge a 0? Sì, cioè questa roba qui che tende a più infinito, quindi converge a 0. Non basta questo, bisogna imporre, diciamo, vedere se converge a zero decrescendo. Allora, decrescente che cosa vuol dire? Decrescente vuol dire che an è maggiore o uguale di an più 1. Quindi uno, in teoria, cosa dovrebbe fare? Dovrebbe prendere questo, 1 sulla radice di n più n log n, e risolvere questa disuguaglianza. E quando la scrive, uno dice, ma qua c'è da spararsi, come faccio nelle due ore che mi date a Urasa a fare sta roba? No? Può riempire anche una pagina di conti cercando di risolvere questa cosa qua. Sì, va bene, cioè l'hai impostato bene, ma guarda un attimo i termini. Perché puoi dire che tende a zero decrescendo? Per delle cose che avevamo detto in analisi 1, quando le prime cose, quando cercavamo di determinare se una funzione è crescente e decrescente senza calcolare le derivate. La radice di n, no? Vuol dire la radice di x calcolata sui valori interi, ma la radice di x è una funzione crescente. Questa è una funzione crescente, n è una funzione crescente, il logaritmo di x è una funzione crescente. Quando moltiplichi due funzioni crescenti è una funzione crescente, quando sommi due funzioni crescenti è ancora una funzione crescente. Se fa la sottrazione no, ma se le sommi sì. Quindi questa roba qui è, diciamo, questa funzione qua è crescente perché le singole funzioni, siccome vengono sommate e moltiplicate, sono crescenti di loro, e quindi questa roba qui è decrescente per questo motivo. Cercate di, quando giustificate le cose, di dare un'idea di qual è il ragionamento, non dirmi è decrescente, si vede. E le funzioni sono sommate, eccetera, come l'ho spiegato io adesso. Sono crescenti, quindi reciproco è decrescente. E quindi questa funzione, questo termine n, tende a zero in maniera decrescente. Va bene? Senza risolvere disuguaglianza, non è che questa disuguaglianza sia impossibile, ma dovreste fare un po' di passaggi, ma c'è una maniera più semplice, va bene, per farlo. E anzi, accorgersi di questa, di questa semplice osservazione dimostra che uno, insomma, non si fa prendere in giro da queste cose. Allora, quindi, posso applicare il criterio di Leibniz, e quindi il criterio di Leibniz mi assicura che se valgono queste ipotesi, questa serie converge, quindi questa converge. Quindi non deve stupire che una serie converge anche se la serie con i valori assoluti non converge. L'abbiamo visto anche in questo caso qui. Questa serie qui non converge assolutamente. Quando prendete i valori assoluti ottenete la serie armonica, quella non converge. Quando invece i segni sono liberi di fare un po' quello che gli pare, in questo caso se voglio applicare il criterio di Leibniz devono essere alternanti, invece di andare in un'unica direzione possono darvi, diciamo, una situazione dove si oscilla attorno a un punto e la distanza da questo punto diventa sempre più piccola, e in quel caso avrete la convergenza. Questa cosa di oscillare attorno a un punto senz'altro non avverrà quando i termini sono tutti di segno costante, quindi è per questo che quello rappresenta un po' il caso peggiore possibile. Allora, faccio ancora un esempio che è un po', a vederlo tutto un po' complicato, ma perché voglio mettermi in guardia da alcune cose. Cerchiamo di guardare il segno, perché quando uno vede gli esercizi, questa cosa di guardare il segno alle volte è detta in maniera frettolosa all'inizio, e come tutte le cose dette in maniera frettolosa, dopo un po'
sparisce dalla mente delle persone. Invece è una cosa importante. C'è questa serie da studiare, va bene? Allora, qual è il segno di questa serie? Non c'è un comodo meno 1 su n davanti. Come faccio a stabilire il segno di questa serie? Ma vediamo, c'è un logaritmo, poi c'è termini fatti così. Allora, questi termini qui che cosa accade? Accade che c'è 1 e poi ci sommo o ci sottraggo un reciproco di un numero intero. Se voi sommate una cosa positiva andrete oltre 1 e quindi il logaritmo sarà positivo, no? Se invece sottraete qualcosa andrete sotto 1 e quando calcolerete il logaritmo verrà negativo. Quindi questa semplice osservazione vi dice questa roba qui, il segno di questa roba qui assegna alterni. Effettivamente assegna alterni, cioè il segno di questa roba qua è più e meno con regolarità. Va bene? E l'osservazione è questa: questo è 1 più un numero positivo. Scavalcate 1 e il logaritmo è positivo, se invece andate sotto 1 il logaritmo verrà un numero negativo. Quindi questa serie qui non è a termini costanti. Se uno non fa questa osservazione, che cosa potrebbe accadere? Allora, potrebbe accadere che uno dice, ma non c'è il meno 1 su n davanti, non è così evidente che questa cosa cambia segno, applichiamo il criterio di confronto asintotico. Allora prende e uno applica il criterio di confronto asintotico. Logaritmo di 1 più infinitesimo, cosa mi è stato detto? Che logaritmo di 1 più infinitesimo è equivalente all'infinitesimo. Qual è l'infinitesimo? Questo qua. E quindi vi viene che questo è meno 1 n su n. Attenzione, non potrei applicare il confronto asintotico, se non me ne sono accorto qui, me ne dovrei accorgere qui, perché questo termine qua non ha i segni costanti. Anzi, questo è proprio evidente, questa roba qui oscilla tra positivi e negativi. Quindi già qui mi dovrei chiedere, ma sto facendo la cosa giusta? Il confronto asintotico mi è stato detto che vale solo per le serie a termini positivi. Perché darmi questa limitazione? Magari vale anche in casi, in altri casi. No, purtroppo vale diciamo, in generale solo per i termini a segno costante, perché se valesse anche in questo caso, che cosa dovrei concludere? Questo termine asintoticamente equivalente a questo, questa serie qui converge, perché l'abbiamo visto laggiù, tende a meno, la serie tende a qualcosa che ha a che fare con logaritmo, e quindi anche questa serie converge. Quindi se applicassi il criterio del confronto asintotico in questo caso, dovrei concludere che questa serie converge. Va bene? E invece non è così, non converge. Poi c'è è spiegato, diciamo, qui avevo messo l'esercizio di Spencer, in realtà qui aveva un alfa, bisognava distinguere quando converge o meno, insomma non cambia assolutamente niente, l'ho fatto solo un caso particolare. Se questa serie qui devo capire quando converge o meno, il caso che ho fatto, che vi ho appena detto, è un caso particolare, ma la stessa analisi potrei dire in generale. Qui dovrei concludere che la serie non converge, la serie converge in ogni caso, perché meno 1 n su n alla alfa è una serie dove posso applicare il criterio di Leibniz. Serie a termini alterni, 1 su n converge a 0 in maniera decrescente, ma anche 1 su n alla alfa converge a 0 in modo decrescente. Qui dovrei concludere che questa qui converge per ogni alfa, e invece non è così, converge solo per alcuni alfa. C'era un'altra cosa che volevo dire. Potrei cercare di applicare il criterio di Leibniz. Allora, se dovessi applicare il criterio di Leibniz, lo potrei fare quando? Se mi accorgo che la serie ha segni alterni. E la serie ha segni alterni. Qual è il termine AN? Se io scrivo questo come meno 1 alla N, AN in questo caso chi è? Se tutto il segno è concentrato qui, questo n sarà il valore assoluto di questo. Per applicare il criterio di Leibniz dovrei che cosa fare? Dimostrare che questa roba qui, che questo termine qua, il termine an, questo qui è lo stesso di questo, che il termine n converge a 0 in maniera decrescente. Converge a 0? Sì. Converge a 0 decrescente? Provate a dare dei valori a n e vi accorgerete che non tende a 0 in maniera decrescente. Cioè va un po' giù, poi risale, poi va ancora giù, poi risale, eccetera.
Quindi anche la ipotesi di Leibniz, magari qui è ancora più difficile da verificare perché qui la disuguaglianza non viene facile come nel caso precedente. Uno potrebbe darla per scontata e concludere. Per il criterio di Leibniz anche sta roba qui converge per ogni alfa. E invece non è così. Quindi sul resto del svolgimento viene dimostrato che invece converge solo per alcuni alfa, in particolare per alfa, vediamo un po', ho fatto il conto, per alfa maggiore di un metro. Bene, adesso non è tanto importante la parte che vi dice per quali alfa effettivamente converge, ma quello che vorrei mettere in guardia è che questi teoremi che abbiamo visto, verificate sempre bene le ipotesi prima di applicarle. Va bene? In particolare, la cosa più pericolosa è applicare il confronto asintotico a una serie che non ha segni a termini costanti, perché può darvi dei risultati sbagliati. Va bene, facciamo ancora un esercizio e poi basta. Allora, proviamo a fare l'esercizio 7. Esercizio e con questo, diciamo, con questi argomenti avrei finito la teoria che riguarda le serie numeriche. Serie numeriche vuol dire serie dove i termini non sono funzioni ma numeri. Bene. Venerdì farò la serie di potenze dove riparlerò un po' dello sviluppo di Taylor e vedremo che ci sono delle cose che non vi ho detto analisi 1 che per le serie possono essere importanti. Poi la prossima settimana farò solo esercizi sulle serie. Allora vediamo ancora questo esercizio. Cerco di svolgere esercizi un po' più complicati dove magari scrivendo le dispense non ho avuto modo di fare tutti i commenti che andrebbero fatti, quindi proviamo a vedere questo. Questo è un po' particolare perché sulla carta sarebbe questa potenza qui, potrebbe far pensare a una serie geometrica. Ma in realtà la serie non è geometrica perché il termine qui non è un numero fissato. Se voi avete un mezzo alla n, questa è una serie geometrica perché qui un mezzo è fisso. Qui avete una potenza, ma questo termine cambia. Al valore di n questo termine cambia, quindi la serie non è geometrica. Ma ha a che fare con la serie geometrica. Quindi quando uno individua, per esempio, un termine elevato alla n, forse la serie geometrica può avere un ruolo importante, magari non direttamente, bisogna fare qualche ragionamento. Allora, perché questa serie non è geometrica? Perché abbiamo detto che questo termine non è costante. Allora, vediamo un po' questo termine che cosa può accadere. Arco tangente di seno di n. Allora, seno di n abbiamo detto che è un comportamento abbastanza bizzarro perché oscilla tra 1 e meno 1 ma non in maniera regolare, quindi è molto difficile da controllare. Però una cosa che è riuscita a controllare molto bene è il valore assoluto di questo termine. Quindi questo termine qua, quello che voglio capire è quanto al massimo può valere. Perché mi interessa questo? Perché se questa fosse una serie geometrica, per capire se converge o meno, che cosa avrei dovuto controllare? Se io avessi un numero fisso elevato alla n, per capire se converge o meno, che cosa avrei dovuto guardare? Avrei dovuto guardare che cosa? Se x è minore di 1, va bene? Il modulo minore di 1. Qui non ho una quantità fissa, però se mi viene in mente che ci possa essere una parentela con la serie geometrica, la prima cosa che devo fare è guardare al termine che cosa accade. Perché? Perché se questi termini scavalcano 1 definitivamente, sta serie non potrà convergere.
Se invece questi numeri sono definitivamente più piccoli di un numero più piccolo di 1, allora la serie dovrà convergere. Quindi quello che mi interessa è capire quanto al massimo può valere questo numero. E al massimo in valore assoluto, esattamente come qui devo guardare il valore assoluto minore di 1. Allora, questo numero appartiene all'intervallo meno 1, 1. Bene, quindi faccio l'arco tangente è una funzione crescente, se do i valori compresi tra meno 1 e 1, l'arco tangente al massimo quanto potrà valere, in che intervallo lo troveremo? Se faccio questo ragionamento troverei che cosa? Che l'arco tangente appartiene a che intervallo? Appartiene all'intervallo meno pi quarti, bene? Che tipo di ragionamento sto facendo in questo caso? Se vi ricordate, analisi 1 facevamo, non so, l'estremo superiore e inferiore di un insieme, e spesso avevamo delle funzioni sui quali facevamo dei ragionamenti su come vengono trasformati gli intervalli. La stessa identica cosa. Arco tangente di questa roba qui, quindi questo numero qua, al massimo, in valore assoluto, può essere pi greco quarti. Oltre pi greco quarti non può andare. Questo numero qua è minore di pi greco quarti. Pi greco quarti è un numero più piccolo di 1. Allora, quindi questo ci deve mettere in condizione di poter dire, ma allora probabilmente questa roba qua converge. Come facciamo adesso a formalizzare il ragionamento? Pi greco quarti è più piccolo di 1. Questo numero qua sono tutti più piccoli di 1. Non è fisso però, ma non fa niente. Se tutti questi numeri sono più piccoli di un numero più piccolo di 1, allora che cosa accade? Accade allora questo termine qui, quando lo elevo la n, quando elevo la n è fatto così, e quindi quando elevo la n questo è fatto così. Allora, che cosa sta scattando? Sta scattando un confronto tra serie. Allora, questa serie qui ha i termini di segno costante? No, seno n oscilla tra più e meno 1, l'arco tangente oscilla tra più e meno 1, quindi non ha termini a segno costante. Allora, siccome il valore assoluto arrivato alla n è minore o uguale di pi greco quarti alla n, allora che ragionamento potrei fare? Allora, proviamo ad applicare il criterio della convergenza assoluta. Prendo questo, faccio il valore assoluto e vedo se questa serie qui converge. Come faccio a dimostrare che questa serie converge? La confronto con quest'altra serie. Che altra serie abbiamo qui? Questa è una vera serie geometrica, la serie geometrica che ha come parametro pi greco quarti. Se qui ci metto pi greco quarti, questa serie qui, siccome pi greco quarti è minore di 1, questa serie qui converge. Bene, allora, questa serie converge, quindi per il criterio del confronto anche questa serie converge, e siccome questa serie qui è il valore assoluto di questa, per la convergenza assoluta anche questa serie deve convergere, e quindi questa serie converge. Bene, anche in questo caso avete un esempio di esercizio dove ci sono più criteri, vengono utilizzati più criteri, ovviamente a serie diverse, va bene? Rifletteteci un po' e poi ne riparliamo venerdì. Se qualcuno deve fare domande, venga qui e risponderemo.